Va bene, allora oggi faccio, vabbè, questo piccolo introduzione, piccola introduzione a che cosa intendiamo noi per service design. Metto qua. Allora, ti dico io se vieni avanti e prima magari vi dico chi sono, che cosa faccio. Sono di Putignano, ho studiato architettura a Napoli e poi ho fatto un dottorato di ricerca a Milano e da là poi sono andato in giro, sono andato in Australia e poi sono finito in Danimarca, in questa scuola del Dipartimento di Architettura e Design e Media Tecnologia all'Università di Aalborg. Aalborg è un paesino sulla punta della Danimarca. Insegno qui e insegno a Copenaghen perché Aalborg University ha anche un master di service design a Copenaghen. Da quando ho fatto il PhD mi sono incominciato a occupare di service design che rispetto a il service design è venuto fuori un po' dalla disciplina del marketing. È un po' dalla disciplina del design, dell'industrial design, è venuto fuori molto lentamente, è stato molto difficile cercare di far capire alle persone che cos'è il service design, ci ho messo io personalmente una decina, quindicina d'anni, ma adesso stiamo lavorando appunto con il master, che è il primo master in Danimarca, uno dei primi in Europa che si occupa proprio di service design, e poi con alcuni progetti. Uno dei quali lo userò oggi come esempio per farvi vedere più o meno che cosa ci possiamo fare col service design e anche qual è la rilevanza sulle mappe. Qualche volta se mi spiego male me lo dite perché io sono abituato a spiegare queste cose in inglese e quando le spiego in italiano certe volte sono una frana. I progetti di cui ci stiamo occupando noi sono soprattutto due. Uno si chiama Life 2.0, che è un progetto per gli anziani, cioè è un progetto che è nato a Putignano perché è nato da mio padre che rompeva le palle a tutti quanti perché voleva essere assistito e accompagnato e voleva sapere dove stavano i figli e così via. Allora poi vi faccio vedere che cosa abbiamo pensato, però mio padre è morto ma non l'ha voluto vedere questo progetto. E poi un altro progetto che si chiama My Neighborhood, che è un progetto che ancora è in corso sulla creazione di servizi per il quartiere, cioè come attivare risorse all'interno di un quartiere. Quindi questa è la mia attività didattica e questi due sono i due maggiori progetti di ricerca a cui sto lavorando. E questi progetti di ricerca sono distribuiti su vari pilot. Lavoriamo col Politecnico di Milano a Milano, con Life2 abbiamo lavorato con Barcellona e Joensuu in Finlandia, e invece con My Neighbor lavoriamo con Lisbona, con Birmingham e con il Politecnico. La prossima slide. Allora, innanzitutto che cos'è il design dei servizi? Questa definizione è una delle possibili definizioni, quella che uso più spesso. Il design dei servizi è l'attività di pianificare, organizzare persone, infrastrutture, comunicazione e componenti di un servizio per migliorare la qualità, l'interazione fra fornitore del servizio e cliente e l'esperienza per il cliente. Cioè, non parliamo più, molte persone mi dicono ma che caspita ci fa un designer a progettare servizi e mi chiedono se il progetto cessi praticamente, toilette eccetera, e invece quello che cerchiamo di far capire è che noi cerchiamo di progettare l'interazione fra le persone, prestatori di servizio e persone che usufruiscono del servizio, quindi è una questione di interazione, è una questione di gestire infrastrutture di comunicazione, infrastrutture anche quelli che noi chiamiamo touch point, tutto quello che rende il servizio concreto, gestire
gestire anche sequenze temporali, perché come vedremo anche in questo workshop, molto spesso per passare da un'idea che è molto generica a una fattibilità tecnica che è molto più specifica, abbiamo bisogno di capire quali sono, come si dice, sviscerare, come smontare il servizio, non pezzo per pezzo, ma minuto per minuto qualche volta. E poi appunto ci occupiamo della questione dell'esperienza per il cliente, che è un pochino l'equivalente dell'estetica per un prodotto. Quando noi vediamo un prodotto ne apprezziamo la qualità estetica, quando noi usufruiamo di servizio apprezziamo o non apprezziamo l'esperienza che noi abbiamo nell'interagire con il servizio. E di questo ci occupiamo noi. La prossima slide? Esatto, preciso. Manca una cosa, fai di nuovo click, vedi un po' che se esce, comunque è una fotografia. Con il design dei servizi l'attenzione del design in genere si sposta da una questione di processi produttivi, perché il designer o l'industrial design è qualche cosa che riguarda la progettazione di oggetti e riguarda tutte le problematiche della progettazione di oggetti, dalla produzione su larga scala, la standardizzazione, la modularizzazione degli oggetti, le economie di scala, più quello che ho detto prima, l'estetica e così via, ma si tratta di progettazione di oggetti la cui standardizzazione è maggiore o minore, ma sono sempre più o meno standardizzati. Quando ci occupiamo di servizi, noi ci occupiamo di persone, cioè di persone concrete. Io uso questo è una figura, un'immagine. Io conosco veramente una famiglia. Questo si chiama Paul, ma non è lui proprio nella fotografia, perché l'ho fatto una conferenza con lui pure e lui magari si offendeva. Perché lui si chiama Paul, è inglese ed è vegetariano. La moglie si chiama Pirko, è finlandese, è vegetariana, però è anche celiaca, quindi non può mangiare pasta, pane e così via, e ultimamente ha scoperto, o comunque ha deciso, di essere allergica al latte. E hanno una figlia che si chiama Bainesh, che è adottata, etiopica, che è vegetariana, allergica al latte, non mangia zuccheri e possibilmente poco sale. Zuccheri e zucchero proprio non lo mangia, devi dargli qualche cosa tipo noccioline, queste cose qua. E ogni volta le uso nelle conferenze per dire: ve li immaginate invitarli a pranzo questi qua? È impossibile, cioè non esiste un menù che possa accomodare tutta la famiglia. In genere Pirko si porta gli spaghetti di riso, cosa, perché è impossibile cucinare per tutti. Questo significa che stiamo arrivando comunque questo è un esempio. Esistono dei servizi, esistono dei tentativi nell'ambito del design di servizi di offrire delle soluzioni, non dei prodotti, attenzione, delle soluzioni che rispondano a bisogni individuali. Cioè noi siamo veramente shiftando, come si dice, cambiando il fuoco dai processi che sono generali alle persone, che sono veramente individuali. Quindi parliamo di soluzioni individuali, di soluzioni locali, di personalizzazione e anche in gran parte, ma questo non è obbligatorio, è semplicemente il mio interesse personale, parliamo di innovazione sociale, perché gran parte di queste operazioni di personalizzazione si possono attuare attraverso un grossissimo cambiamento sociale, culturale e sociale, e quindi noi cerchiamo di capirne i meccanismi. La prossima. Il service designer sta diventando, la figura del service designer sta diventando abbastanza conosciuta adesso. Quando abbiamo iniziato a insegnarla nel 2002 a Aalborg, nessuno sapeva cosa fosse, nessuno parlava di service design, gli studenti lo studiavano come parte del programma di industrial design, però alcuni studenti sono andati a finire a lavorare in una banca, a progettare come progettisti della comunicazione,
Questa è una banca, si chiama Jyske Bank, non è una delle banche più etiche della Danimarca, ma è la quarta banca della Danimarca, e ha riprogettato totalmente il modo in cui i clienti si riferiscono alla banca, approcciano la banca. Cioè, quando entrano, i clienti di questa banca, sono tutte le sedi di questa Jyske Bank, sono uguali, hanno una macchinetta del caffè, possono entrare e farsi un caffè e uscirsene, i ragazzini vanno e si fanno una cioccolata e se ne escono. Hanno una serie di, non so, nell'attesa, cioè nel senso quando aspettano in coda, possono vedersi un libro, possono prendere per esempio queste cose qua che sono come dei pacchetti. Vi ricordate, fino a qualche anno fa Adobe vendeva i software in questi pacchetti, così questi hanno più o meno lo stesso layout, in cui per esempio i pacchetti non raccontano il servizio della banca, ma raccontano delle cose, di problemi che possono avere delle persone. Cioè, questi pacchetti non ti dicono la banca ti presta questi soldi, ti dicono che devi fare, ti devi ristrutturare la casa. E allora io mi devo ristrutturare la casa, allora vado, prendo uno di questi pacchetti, ci sono una serie di indicazioni, fra cui, non so, devi andare dall'avvocato per le cose legali, devi andare dal tecnico a accertarti di queste cose qua, e così via. Questi pacchetti hanno un barcode che si attiva un video, quindi uno, se non si vuole leggere tutto il pacchetto, si vede il video qua, e nel frattempo passa il tempo a lui il suo turno e sa anche cosa chiedere all'impiegato della banca. Questo significa rivedere completamente l'approccio al cliente di questa banca. Tanto per dirne una, ho usato questo esempio contrapposto all'esempio di un manager che invece vorrebbe ridurre i tempi di attesa. Cioè, invece di ridurre i tempi di attesa, facciamo in maniera che i tempi di attesa portino a un risultato effettivo e anche una diversa partecipazione dell'utente. Questo nel settore privato se ne si stanno accorgendo in parecchi che c'è bisogno di disegnare, di ridisegnare i servizi. La banca se ne è accorta, servizi informativi, il turismo se ne sta accorgendo, voi lo sapete meglio di me, poi la sanità privata, servizi commerciali. E anche e soprattutto in Danimarca molto nei servizi pubblici, la prossima slide, nei servizi pubblici, perché per esempio questo è una foto di un For School of Girls, e questo è come noi in Danimarca paghiamo le tasse. Essendo cittadino italiano, in genere è strano dirlo, ma a me fa piacere pagare le tasse in Danimarca, perché è facile, perché te lo calcolano loro, non ti devi preoccupare di niente, paghi il giusto e poi vedi i servizi in cui le tasse sono utilizzate, ma questo è un fatto politico. Esattamente speculare rispetto a quello che succede in Italia. Esatto, in Italia è difficile e poi non ti danno neanche i servizi. Esatto. Lì ti mandano questo bollettino qua, For School of Girls, significa, adesso lo stanno facendo anche in Italia che io sappia, cioè dice, questo dice, questo è quello che noi prevediamo, devi pagare di tasse, se va bene non fai niente, se c'è qualche cosa che dobbiamo cambiare ce lo segnali, e lo puoi fare direttamente online, come qua che vai 3 ore alle poste oppure all'ufficio delle tasse, ti trattano come un bandito e ti cacciano il calcio in culo. Ma questo è un esempio di come il servizio della tassazione in Danimarca è la più alta d'Europa, che ne dicano in Italia. Per cui puoi fare molte cose se progetti un servizio in maniera che sia accettabile, lasciando da parte il problema politico di che cosa ci facciamo con le tasse, che è un fatto politico. Io ho lavorato molto, i progetti che ho detto prima sono progetti che sono in collaborazione con il comune di Aalborg, con l'amministrazione pubblica. Noi lavoriamo anche con gli ospedali, lavoriamo con le amministrazioni regionali, che sono quelle da cui dipende la sanità in Danimarca. Il settore pubblico sta molto aumentando l'attenzione rispetto alla questione di progettare i servizi. La scuola è un altro settore in cui si sta facendo abbastanza, e i servizi al cittadino.
La prossima slide. Questo l'ho detto un pochino prima, cosa facciamo come service design? Pianifichiamo l'interazione fra servizio e utenti e anche fra utenti e utenti, come fare perché gli utenti si parlano, che tipo di discorso, che tipo di interazione c'è. Pianifichiamo i punti di contatto, quelli che noi chiamiamo touch point, visualizziamo le soluzioni possibili e supportiamo i processi di innovazione sociale. Questo è l'esempio del progetto Life 2.0. Abbiamo, queste sono delle, era una piattaforma, dico era perché è ancora là, però gli anziani hanno bisogno di una spinta molto forte per utilizzarla e stiamo cercando ancora di trovare i fondi per animarla, perché il progetto, i finanziamenti europei sono finiti e si è un po' fermata. Il concetto è questo: un anziano che vive da solo sarebbe, sì, là ce ne sono tanti, ma anche qui a Putignano, ho detto mio padre viveva da solo per esempio, sarebbe molto importante per loro capire dove sono le persone rilevanti per loro, cioè i figli, e poi i servizi rilevanti per loro, e se l'anziano è anche un pochino attivo sarebbe anche importante sapere dove si trovano i miei amici, che cosa si sta organizzando attorno a me. Quindi qui arriviamo al tema delle mappe, perché possono crearsi delle mappe di rilevanza personale, mentre in genere le mappe hanno una rilevanza generica, queste hanno una rilevanza strettamente personale. Io posso selezionare, innanzitutto posso, i miei amici sono quelli che mi danno l'autorizzazione a tracciarli. Secondo, posso selezionare gli eventi rilevanti, quelli che mi interessano, e capire dove si stanno svolgendo. E poi l'altra cosa, è importante capire che cosa succede quando assieme alle mappe noi uniamo la questione del social network. Se noi creiamo, noi abbiamo presente l'idea dei social network come una cosa geograficamente indipendente dalla geografia, cioè Facebook è nato in America, si è diffuso dall'America fino a qua, e io uso Facebook per comunicare con le persone di Putignano, cioè non ha una rilevanza geografica fondamentale. Però adesso, ultimamente, si stanno creando dei, per esempio i Facebook Groups, si stanno creando dei gruppi che danno una rilevanza fondamentale al territorio che sta intorno a me, e questo vale soprattutto per gli anziani. Se io, anziano, do delle informazioni su di me e su quello che accade intorno a me, gli altri danno informazioni su quello che accade intorno a loro, diventa un supporto, questo diventa proprio un supporto alla mia, a vivere indipendente. Quindi diventa un aiuto anche per l'amministrazione pubblica, perché un anziano che è indipendente è un anziano che non pesa sul sistema pubblico. Sto parlando del sistema danese, in Italia non pesa comunque perché non c'è assistenza agli anziani, si devono prendere la badante. In Danimarca ci sono sistemi pubblici che danno un supporto molto forte agli anziani, però non si possono più permettere adesso di dare lo stesso supporto che davano prima, perché gli anziani aumentano e costano sempre di più, e allora questi diventano dei supporti fondamentali. Quindi, mettendo insieme strumenti di geolocalizzazione e strumenti di social network, si possono creare dei servizi rilevanti, e questo era il tipico. Qui ci sono degli esempi, questa era la pagina molto semplice, ma queste sono le pagine che abbiamo progettato con loro, cioè le abbiamo fatto vedere le pagine, loro hanno detto il bottone deve essere più grosso, più piccolo, deve avere questa icona, pure sul paesaggio ci siamo appiccicati, perché abbiamo messo, all'inizio il designer aveva messo un fondo come se fosse legno, e gli spagnoli hanno detto no, questa è una cassa da morto, e allora ci hanno fatto cambiare, ci hanno fatto mettere il paesaggio, poi hanno detto no, ma questo è il paesaggio nordico, noi vogliamo il paesaggio della Spagna, allora abbiamo messo il paesaggio spagnolo, poi abbiamo messo i campi, abbiamo messo il cielo, tutto questo è stato fatto con loro. Loro entrano, scelgono dei servizi, ci sono tre tipi di servizi, di interazioni al momento, o loro fanno degli annunci loro stessi, tipo domani vado al supermercato, chi vuole venire con me, oppure vado a messa, andiamo insieme. Un altro tipo di interazione è
l'associazione locale che dice la chiesa, che dice facciamo la tombolata, e quindi crea l'evento. E l'altro tipo di interazione l'abbiamo chiamato il marketplace, che sarebbe il ristorante locale che per esempio fa il menù speciale della settimana, oppure molti di loro hanno l'apparecchio acustico, quindi, oppure fanno massaggi ai piedi, fisioterapia, eccetera. Quelli che offrono questi servizi possono accedere a questa piattaforma pagando, loro pagano, e gli anziani possono prenotare un servizio, possono avere servizi personalizzati. E quindi veniamo appunto alla questione della personalizzazione. Tutto viene localizzato su delle mappe, e poi ci sono vari tipi di interazione. Io posso controllare i miei annunci e così via. La prossima. No, questo è appunto, l'ho già detto prima, questi sono i centri. Life2 era in questi quattro centri: Barcellona, Milano, Aalborg e Joensuu. Queste sono le riunioni che abbiamo fatto con loro. Questa mi pare che è a Milano, questa è a Barcellona e quella è a Aalborg. C'era un'application qua che era su web e su iPad. Sul telefonino ci abbiamo provato. Loro, abbiamo provato a fare un esercizio di geocaching con loro. Cioè, sapete il geocaching? Praticamente. No, è una specie di caccia al tesoro mondiale in cui esistono delle cose nascoste nel territorio, in genere in luoghi pubblici, può essere pure qua fuori, e con un telefonino tu puoi localizzare, dando proprio le coordinate geografiche precise, e poi puoi mettere degli indovinelli per capire anche che cos'è, e la persona va, trova, in genere si tratta di pacchetti così in cui ci sono degli oggetti insignificanti, questa è la macchina di plastica, queste cose qua, però tu vai là, metti la tua firma per dire che l'hai trovato, vai sul online per dire che hai trovato quel geocache, e questo è tutto, è una caccia al tesoro. La cosa interessante è che loro ci riuscivano a farlo, anche se in genere usavano ancora i Nokia, quelli. Però io gli ho dato il telefonino mio, quelli ci riuscivano a utilizzare il telefonino con le mappe e a seguirlo. L'unica cosa è che la dimensione del telefonino non è l'ideale per loro, quindi loro riuscivano molto meglio a lavorare sull'iPad. Gli abbiamo dato 10 iPad, abbiamo comprato e li abbiamo distribuiti, e loro ci lavoravano molto bene, meglio che sul computer, perché l'interazione con l'iPad, con le mani anziché con la tastiera, è meglio. Ma stiamo parlando di una generazione di anziani del 65 al 75 che non sempre aveva usato il computer nella vita professionale. La prossima generazione, che sarebbe io, praticamente, naturalmente avremo molta più dimestichezza, probabilmente non abbiamo bisogno neanche di un'interfaccia di questa maniera, però avremo bisogno probabilmente di servizi che sono di questo genere, cioè servizi che danno una geolocazione di quello che è importante per me, che creano la mia mappa personale di cose che mi interessano. Questo è un esempio, questa è la prima pagina, questo è un esempio della pagina spagnola, organizzavano corsi di catalano per gli immigranti e queste cose qua. La prossima. Questo è un esempio di come abbiamo lavorato con loro con le mappe, cioè nella fase prima che avessimo la piattaforma. Noi gli abbiamo dato delle mappe, queste Aalborg, loro stavano qua, gli abbiamo dato delle mappe in cui gli chiedevamo di mettere con un bollino dove vivevano gli amici, i loro amici, i luoghi che loro frequentavano, i luoghi che avevano rilevanza per loro, che ne so, la chiesa, il supermercato e così via, e poi non mi ricordo, non riesco neanche a leggere, è difficile da leggere. E abbiamo chiesto a loro di localizzarli sulla mappa. E l'hanno fatto e ci hanno dato un'idea
di come, quale fosse la loro. Questi sono, ho detto, da 65 ai 75, sono indipendenti, guidano, quindi da qua a qua ci sono 5 km circa, loro se le facevano tranquillamente, mentre alcuni anziani, se vai sugli 85, il loro mondo è molto più limitato, cioè sono 200-300 metri, un chilometro, quello è il massimo. Dalle mappe abbiamo ricavato, qui c'è un passaggio che è saltato, dalle mappe abbiamo ricavato delle life stories, delle storie di vita che abbiamo proiettato, che abbiamo creato per capire qual è la giornata tipo. Noi cerchiamo di capire qual è la routine riguardante un determinato servizio, in questo caso la routine della loro giornata, della loro giornata, come si dice, abituale, oppure in altri casi gli abbiamo fatto fare diversi tipi di routine, cosa succede durante il giorno, cosa succede durante la settimana, cosa succede nel mese, cosa succede nell'anno. Questo perché è importante capire qual è la loro mobilità, quali sono gli eventi. Queste sono persone che sono in genere molto programmate. Da là siamo passati a identificare delle storie più dettagliate e metterle insieme su quelli che vengono comunemente definiti journeys, service journeys o customer journeys. E questo è un esempio, questo è da My Neighbor, non è da Life2, è un esempio di come due persone si incontrano. Questo è un servizio per persone con danni cerebrali, che però vivono indipendentemente, sono persone che hanno avuto un ictus, per esempio, sono stati in ospedale per un certo periodo di tempo, dopodiché l'amministrazione gli offre la possibilità di vivere in service department, e quindi hanno qualcuno che li va a fare le pulizie, e vivono lì per 4-5 mesi, così, fino a che non stanno meglio. In alcuni casi vivono per anni perché non si riprendono più e vivono lì. Siccome quelli che gli fanno l'assistenza li possono pulire la stanza, li possono pulire il gabinetto, li possono aiutare a medicarsi se si devono medicare, ma non li possono accompagnare a fare una visita, una passeggiata in bicicletta o la spesa e così via, noi abbiamo fatto in maniera da organizzare un servizio così che tutti quelli che stanno intorno a loro, il neighborhood, il quartiere, possa aiutarli. E qui abbiamo cercato di capire momento per momento come questa interazione avviene, perché il problema in questo caso, e anche nel caso di prima, è quando noi creiamo dei servizi locali, il problema è che stiamo mettendo veramente in contatto le persone l'una con l'altra. Sono persone che non si sono mai conosciute, sono persone che in molti casi hanno delle debolezze intrinseche, cioè l'anziano non apre la porta a tutti, la persona con l'handicap non si può far capire da tutti, e quindi abbiamo bisogno di creare il trust, la fiducia fra le persone, e quindi dobbiamo cercare di capire quali sono i meccanismi che creano questa fiducia, questo trust e così via. E quindi noi cerchiamo di scandire il tempo, cioè mentre con un oggetto, noi per capire come si costruisce un oggetto smonteremo questo tavolo e lo rappresenteremo con tutti i pezzi in esploso e con le viti che si attaccano, in un servizio noi smontiamo il servizio nei vari momenti e cerchiamo di capire in ognuno di questi momenti cosa succede. Dopo di ciò, noi, prossima slide, cerchiamo di capire quali sono i touch point, cioè come avviene l'interazione, quali sono gli elementi dell'interazione, come comunicano due persone, come comunica una persona che deve prenotare il biglietto da un'altra parte, usa il computer, usa il telefono, va personalmente, quale tipo di feedback ottiene, tutte queste cose noi le chiamiamo touch point, e cerchiamo di capire quali sono i touch point. Facciamo delle mappe certe volte sui touch point nelle varie pre-engagement, commercial, consultation, initiation, non mi ricordo bene che servizio è questo, ma sono le varie fasi del servizio.
E dopodiché, prossima slide, costruiamo quello che viene chiamato il blueprint, in cui mettiamo in parallelo le azioni di quello che vede una persona, un cliente, in questo caso è la linea di sopra, e quello che fanno le altre persone che sono in un'organizzazione di un servizio. E quindi chi è che nelle varie fasi, quella di sopra è appunto la timeline del journey che abbiamo visto prima, sintetizzato, e questi sono i touch point, cioè significa che il customer, il cliente comunica con, qui forse manca una cosa, con il media touch point via email, il media touch point manda un messaggio sul telefonino del cliente, dopodiché il cliente comunica con questo qua, non riesco a leggere cos'è, no, con questo tramite voce, cioè si incontrano, e c'è un feedback, poi c'è un'altra interazione tramite email e così via. Quindi la scansione che avevamo prima del journey viene poi, diventa una rappresentazione, diciamo, tecnica, perché qui questi sono gli script di quello che deve fare, che si deve fare nel back office perché l'esperienza nel front office sia quella che vogliamo che sia, insomma. Front office e back office, non so se siete, penso che siete, non so se qua in alcuni casi qualcuno si va anche a, penso che si usi anche in italiano, sì sì, sì. Qualcuno si è andato a fare anche del calcolare per esempio emotional line, dov'è che sono i momenti più che creano più attrito emotivo, che ne so, quando faccio il booking, quando faccio per esempio oggi ho comunicato con l'ambasciata a Copenaghen per una questione di un passaporto. Il momento emotivo più forte è stato quando io non riuscivo, loro mi dicevano telefono dalle 12.15 alle 1.15 e fino a luna loro non mi hanno risposto, fino a 1.10 non mi hanno risposto al telefono. Potete immaginare come ero incazzato quando questi mi hanno risposto al telefono alla fine. Poi gli mando un'email, loro mi dicono, mi danno tutte le soluzioni che devo fare, allora mi sento bello tranquillo. Faccio quello che devo fare, gli mando un'email con un file, dovevo solo cambiare l'indirizzo dei miei figli da un indirizzo di prima all'indirizzo di dopo, mi mandano una risposta, dice se i tuoi figli sono rimpatriati, devi semplicemente il comune di residenza attuale ce lo comunicherà. E poi ti rincazzare, immaginare l'incazzatura che mi sono preso a quel punto, perché se io gli mando un'email che dice i miei figli hanno cambiato indirizzo e tu capisci i miei figli sono rimpatriati, non avete capito niente. Immaginate, allora qui la linea emotiva va su e giù, ma proprio su e giù, anzi no, va soprattutto giù e poi dopo va appena appena su. E questo significa che una delle caratteristiche dei servizi, noi stiamo parlando di interazioni fra persona e persona, non stiamo parlando di interazioni fra una persona e un oggetto. Io ho rotto due computer perché non funzionavano, gli ho dato un pugnazzo sulla come si chiama, e il computer ha fatto ding e si è rotto, non ha più funzionato. Poi andavo dal tecnico dell'università e dicevo, ma non lo so cosa è successo, non funziona più. Adesso mi hanno dato un Mac, ci tengo un pochino di più perché costa di più. Non posso dare un pugnazzo, anche perché sta lontano, al tipo dell'ambasciata. E tante volte io non posso prendere a schiaffi la persona che sta nel negozio che mi tratta una schifezza. E magari quella persona non ha nessun motivo per trattarmi una schifezza, ma il fidanzato l'ha lasciata il giorno prima e sta incazzata. Cioè, capite come la relazione interpersonale va considerata, diventa fondamentale. Qui oggi facciamo questo esercizio sul carnevale, per esempio, cerchiamo di capire come le persone possano incontrarsi, dobbiamo anche cercare di capire che significa prendersi, non so, far entrare una persona a casa mia, dobbiamo cercare di far capire, di capire come fare per dire tu sei il benvenuto.
Per cui ci sono tutte queste questi fattori che potrebbero essere considerati. Ce n'è altre? Ah, queste poi alla fine noi facciamo delle mappe, delle architetture del servizio, queste per il servizio che dicevo prima sulla visiting agli handicappati. E queste sono come funzionano le varie interazioni. E la prossima? Allora, quello che io pensavo di fare oggi è, primo, ci andiamo a fare un giro di quali sono i luoghi del carnevale. Cerchiamo di capire, di utilizzare sul telefonino, di prendere nota. Non funziona. Non funziona il telefonino. Cerchiamo di capire, magari utilizzando qualsiasi mappa, quali siano dei punti rilevanti. Ora, io non so, tu sei di Putignano? No? Tu sei di Putignano? Ma per esempio, cerchiamo di capire quali sono i punti rilevanti, non solamente quelli ufficiali, ma quelli anche che, non so se sei stata mai a una sfilata di carnevale, quelli che sono emotivamente rilevanti anche, cioè non solamente dove inizia e dove finisce la sfilata, ma anche dove ti piace stare, dove ti piace vedere la sfilata, dove ti piace il caffè che sta lì, oppure che ne so, gli esercizi commerciali che stanno lì vicino, che potrebbero magari darti qualcosa nella sfilata, o farti lo sconto, farti la come si chiama. L'idea, io pensavo fossimo di più, se fossimo stati di più. In realtà più verde qui, evidentemente, soprattutto nel pomeriggio, molto hanno difficoltato. Sì. Dovremmo avere un paio di gente domani mattina. Sì. Però facciamo così, noi facciamo questa visita, anche perché appunto quelli che non sono di Putignano vedono che cosa c'è e si rendono conto della situazione. Dopodiché cerchiamo di capire che tipo di servizi possono essere associati o alla situazione del carnevale o alla situazione di una persona che sta arrivando in questo paese, magari anche un po' incasinata in quel periodo, però magari non è interessato solo al carnevale. Può essere interessato a quello che si fa intorno, a dove si va a mangiare, o quali sono che sono queste cose che vedo intorno a me. E cerchiamo di, poi quando ritorniamo qua, di vedere, di costruire delle storie su queste cose qua. Poi domani, prossima slide. Cerchiamo dalle storie di passare agli scenari, cioè cerchiamo di capire uno, cioè dipende da quanto siamo, possiamo fare che lavoriamo tutti quanti su un servizio e un'idea c'è, che è quella appunto della tribuna diffusa, e poi magari non lo anticipo adesso perché magari esce qualche altra cosa. Poi cerchiamo di tracciare i journeys per un servizio e dai journey cerchiamo anche di capire quali possono essere i touch point, e fare un blueprint e anche capire la mappa degli attori, chi sono quelle persone che devono essere, che possono essere coinvolte in questo servizio. E così ci possiamo organizzare. E questi sono i miei riferimenti nel caso qualcuno voglia poi dopo contattarmi. E poi c'è anche il Service Design Master. Ho messo tre brochure, se siete interessati a vedere cosa facciamo. E là ci sono anche riferimenti sia alla pagina web del Service Design, mi pare che c'è anche la pagina Facebook. La pagina Facebook dovrebbe essere Service Design Master. Vabbè, me lo posso dare domani. Chiedeva. Mm.
dicevi anche sull'applicazione standard che è Maps. Sì, sì. Ma quella riesce a far eseguire dei point of interest, dei... Sì, io posso entrare dentro, posso, mentre cammino, posso tracciare, mettere un pin dove sono io e immagino che posso anche... vediamo un pochino, create new contact, no, non lo puoi editare veramente. No, perché c'è tutta applicazione, magari visto che diciamo, chi, come dire, mettete mano al cellulare, io utilizzo, perché lo utilizzate per tracciare percorsi in bicicletta, Aux Maps, che è un'applicazione freeware, gratuita, anche per Mac? Anche per Mac? Penso proprio di sì, penso proprio di sì. Aux Maps. È molto intuitiva, permette di, cioè molto più, diciamo, cioè, ti fa fare molto più poco, insomma. Cioè, tra l'altro poi la differenza del puoi utilizzare anche mappe offline, cioè, si chiama? Aux Maps. Sì. E questa? Poi mettila qua, guarda. Si scrive adesso. Ce l'hai qua, e quindi, ma se tu scrivi, aspetta, no, adesso no, adesso se tu scrivi, Aux. Sì, l'ho messo. L'unica cosa che l'unico che trova è questa qua che ti ho fatto vedere. Sarà solo su quello. Runtastic. Sì, Runtastic c'è sicuramente anche per... Sì. Io ho messo questa qua. Non lo trovo la mia. Posso chiedervi, che ho parlato con Rino e naturalmente conosco Giovanni, ma voi cosa fate? Avrei dovuto chiedervelo prima, così magari davo delle informazioni un pochino più. Un po' di comunicazione, in particolare di relazioni pubbliche online, quindi tutto il social network, social media, relazioni di influenza. Con tutto il mondo dei social media, delle relazioni con gli influencer, delle community, quindi diciamo che ero particolarmente attenta al discorso delle interazioni tra chi offre un servizio e chi lo fruisce, oppure tra i vari utenti. Sì. Quindi questo è il mio lavoro, poi faccio tante altre cose, tra cui mi occupo di cicloturismo insieme alla Cicloofficina, questa associazione di Putignano, e da qui un po' di interesse per il discorso mappa. Sì, sì. E tu invece? Io faccio l'architetto, quindi sì, il discorso mappa mi interessa anche. Faccio, insomma, dall'arredo di interni alla
alla cura della sostenibilità ambientale degli edifici, insomma, sì, sì, qualsiasi cosa. È un tema nuovo per me questo dei servizi, ma in effetti, diciamo, anche se non sapevo l'esistenza della professionalità, comunque mi interessa molto questo tema. Adesso c'è anche, dovrebbe esserci un master adesso a Milano anche. Sì, è il primo, penso. Al Politecnico. Lui, io te l'ho chiesto prima, però non so qual è il tuo... ce lo siamo detti in macchina. Non so che tipo di... education. Vabbè, nasco come, diciamo, sono laureato in cooperazione internazionale, quindi, cioè cooperazione allo sviluppo e quindi anche cooperazione internazionale, quindi anche in questo senso, poi vabbè, ho avuto diciamo un percorso un po' come molti strani, e vabbè, comunque sia, mi interessava molto il discorso appunto delle mappe proprio per ciò che riguarda appunto lo sviluppo territoriale, quindi in ambito culturale, anche agganciandomi con quello che è il progetto poi che si vuole realizzare riguardo il carnevale, ma un po' tutto, perché anche, diciamo, occupandomi un po' di comunicazione, molto limitatamente di comunicazione social, comunque le mappe rientrano, come anche detto tu poco fa, pienamente ormai nella comunicazione 2.0, diciamo. Sì, sì. Va bene. Ma non c'è, ho visto, non c'è per no. Per iPhone, però c'è Fantastic. Fantastic l'ho caricato. Ok, swipe. E con Fantastic come si fa a vedere le mappe? Allora, cioè tu come se facessi un'attività praticamente? Sì, praticamente poi io parto e mi registro il percorso. Ah sì. Fare la foto. Sì. Ah, ecco, questo fa anche. Che facciamo? Cominciamo ad andare?